Di andare in streaming, è andato in streaming, perfetto. Allora, Scorrano è presente, Baglivo presente, Battista presente, Gianluca Borgia. Sì, Luciano è qui, lo sta avviando. Luciano, dai presenza, no? Io Sì, sono sulla buongiorno piattaforma. Presidente. Perfetto, è uguale Gianluca, se sei presente sulla piattaforma, sei presente. Ok, Ti vedo bene Citraro Gianluca Saverio. sulla piattaforma. Presente. Presente Citraro, Costantini Dal San. Non lo vedo De Matteis Antonio. Non lo vedo Della Giorgia Sergio. Non lo vedo Finamore Antonio. Presente, presente della Giorgia. Della Giorgia presente, bene Sergio. Finamore Antonio. Lui si chiama camerata. Finamore non c'è, Fiore Andrea. Presidente, sono qui. Presidente. Chi è Finamore? Sì, Antonio presente. Fiore Andrea. Spegnete, ragazzi, io non ho la possibilità, non sono un PC, sto col telefonino. Spegnete i vostri microfoni. Fiore Andrea. È presente. Presente. Guido Andrea è presente qui. Mariano Natascia. Mariano non la vedo. Martini Severo. Non lo vedo. Mele Giulio. Mola Ernesto. Murri dello Diago Cosimo. Presente. Orlando Emanuela. Pala Giorgio. Pala è presente, presidente Pala c'è. Ok. Pasquino Andrea. Patti Pierpaolo. Poli Bortone Adriano. La Poli non c'è. Povero Paola. La Paola la vedo. Presente, presente. Rotondo Antonio. Rotondo c'è. Tramacero sta qui. Valente. Richiamo solo gli assenti. Costantini Dal San. De Matteis Antonio. Martini Severo. Mariano Natascia. Mele Giulio. Presente. Bene, Giulio. Mola Ernesto. Orlando Emanuela. Pasquino Andrea. Patti Pierpaolo. Poli Bortone Adriana. E Valente Luigi. Il numero legale c'è, quindi diamo inizio ai lavori della commissione. Per non perdere tempo, ribadisco che ovviamente sia anche chi è collegato da casa in modalità da remoto, la seduta a parere del presidente è valida a tutti gli effetti, quindi i presenti sono effettivamente presenti e potranno partecipare alla seduta e alla commissione e al dibattito. Adesso vi ho inviato i quattro allegati su cui si fonda questa commissione, e cioè la delibera del Consiglio Comunale, del Subcommissario Prefettizio del 2019, la delibera del Consiglio Comunale del novembre 2019, la delibera della Giunta Regionale 2020 e la sentenza TAR del 2018. Siamo qui presenti, quantomeno quei pochi che hanno inteso partecipare in modalità in presenza e non da remoto, per far sì che tutti i colleghi potessero prendere visione dello stato dei luoghi, sia della strada della via Silvio Pellico, sia del cantiere adiacente attualmente in stato di abbandono. Quindi io adesso vi farò vedere tramite il mio dispositivo quello che è lo stato dei luoghi e quelle che sono le condizioni in cui versa il rione e i residenti di questo rione. Andrea, metti con me. Di quello che vedete, io non posso entrare perché è area di proprietà privata. Questa è la parte finale del cantiere. Ieri, o anzi venerdì, pare che siano venuti a fare una pulizia dello stato dei luoghi. Hanno falciato praticamente l'erba e hanno dato una pulita. Io adesso sto entrando nella via che sarebbe proprietà privata, anche se è stata aperta ad uso pubblico.
Quello che vedete sono i resti del cantiere, materiale edile abbandonato, spazzatura, materassi. Io adesso proseguo solo per darvi un'idea delle condizioni in cui vivono i residenti, per arrivare poi al cantiere vero e proprio. Questa che sto facendo è la via attualmente inibita, non tanto ai pedoni perché è stata aperta, ma è inibita alle automobili, che è via Libero Grassi. Mo giriamo dalla parte del cantiere, così potrete comprendere l'emergenza igienico-sanitaria, perché essendo sottoposto la costruzione rispetto al piano di calpestio, io sto continuando a farvi vedere le immagini, serviva questa la commissione itinerante, perché è diverso parlare di una cosa su carta, è diverso invece visionare lo stato dei luoghi al momento attuale. Dopodiché vi darò un attimo la parola al consigliere Giordano Anguilla, che è stato il proponente di questa commissione, e poi apriremo il dibattito. Ecco, adesso sto costeggiando il cantiere, come potete vedere è privo di marciapiede, e vi farò vedere col telefonino la situazione del fabbricato. Guardate un attimo, spero che sia visibile, e guardate soprattutto qua sotto, mo tenete presente che non piove da molto tempo, io spero che sia visibile perché non vedo il mio dispositivo, e comprenderete anche il pericolo per la sicurezza. Avete visto che la recinzione di cantiere è aperta, quindi potrebbero accedere i bambini o anche dei senza tetto e precipitare in questo fossato, perché di un fossato si tratta, con acque stagnanti, ricettacolo di zanzare, di topi, e quindi una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Adesso passerò la parola al proponente e poi apriamo il dibattito. Quindi la parola al consigliere Giordano Anguilla. Grazie Presidente. Dunque, brevemente, il motivo della commissione controllo di oggi è racchiuso appunto nell'ordine del giorno, ovvero attuazione e delibere. Usiamo il plurale perché di fatto dal 2019 ad oggi sono intercorse due delibere comunali e una delibera regionale, che altro non hanno fatto che dare seguito alla sentenza del TAR. La sentenza del TAR è la 548 del 2018, che sentenziava l'obbligo per il comune a procedere alla riqualificazione dell'area. L'area, bene specificare, è il lotto omnicomprensivo del tratto di strada via Libero Grassi, che congiunge via Pellico con via Cavaliere di Vittorio Veneto, e l'area di cantiere, che è quella che il Presidente ha poc'anzi fatto vedere. Da quella sentenza del TAR sono intercorse due delibere comunali, quella del subcommissario in data 21 gennaio 2019, la numero 4, il quale deliberato pronunciava di dare atto alla sentenza del TAR, in sostanza. Successiva a questo c'è stata la delibera del Consiglio Comunale in data 4 novembre 2019, su proposta dell'assessore al ramo urbanistica, votata tra l'altro da maggioranza e minoranza, che altro non faceva che confermare integralmente le determinazioni assunte dal subcommissario, e aggiungeva oltretutto anche che l'area in oggetto doveva essere in sostanza la parte di passaggio, quella che congiunge le due vie, sottratta alla proprietà privata in Mobil Sud e consegnata, diventare così di proprietà del comune. E da lì è passato poi oltre un anno, e intercorsa la delibera regionale tanto attesa, la quale in sostanza del 22 ottobre 2020 dice di approvare la variante al PRG, in esecuzione della sentenza del TAR.
Ora, dal 22 ottobre sono passati già diversi mesi. L'assessore, durante il dibattito in aula nel Consiglio Comunale tenutosi in novembre 2020 a seguito di una interpellanza al riguardo, ci aveva detto che a partire da gennaio si sarebbe potuto studiare ed esaminare il piano delle opere pubbliche del triennio 21-23, ma ad oggi del piano non abbiamo contezza e non ci è stata data la possibilità di argomentare al riguardo. Siccome lo stato dei luoghi crea un disservizio e un problema non da poco per tutti i residenti e anche per la parrocchia, ma soprattutto l'area del cantiere è in uno stato di degrado preoccupante. Solamente nel corso della scorsa settimana sono stati segnalati dei ratti morti qua in zona, ed è circondata da palazzine ed è anche ad alta densità di popolazione la zona. Riteniamo che ci siano una serie di motivi per cui lo stato dell'arte non possa essere ancora oltremodo accettabile. Quindi la domanda che oggi poniamo in commissione controllo atti è: a seguito delle delibere comunali e regionali e della sentenza del TAR, quando il governo intenderà procedere con la riqualificazione dell'area? Grazie Presidente. Sì, grazie consigliere Giordano. Io non so se c'è il dirigente Guido collegato, perché mi aveva detto che si sarebbe collegato. C'è per caso Maurizio? Non lo vedo. Ci sono interventi dei colleghi commissari? Io non vedo le vostre manine, non vedo la chat, quindi se qualcuno vuole intervenire, ritiene di dover intervenire, batta un colpo. Ti avviso io Giampaolo, per ora non c'è nessuno. Benissimo, allora lo scopo di questa commissione era di illustrare a tutti voi colleghi quella che era la situazione dello stato dei luoghi e soprattutto il pericolo per la sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Come vi ho fatto vedere, la situazione del cantiere è allo stato in fase di degrado e di abbandono ed è aperta alla cittadinanza, perché è aperta alla strada, che sarebbe comunque sempre area di cantiere, quindi al momento area di proprietà privata. Tutti gli atti necessari per la variante al PRG, così come da sentenza del TAR del 2018, sono stati già redatti. Adesso quello che noi dobbiamo fare è dobbiamo immediatamente fare quello che ci viene richiesto, cioè la variante al PRG, e procedere alla riqualificazione del sito. Quello che avremmo voluto chiedere al dirigente è a che punto è l'iter, che si possa addivenire a restituire quest'area a questo quartiere già così tanto penalizzato da così tanto tempo. Se voi non avete ulteriori domande, io la riconvocherò questa, non più itinerante, perché avete preso visione dello stato dei luoghi. È ovvio che vogliamo delle risposte dall'assessore, dal dirigente, dal sindaco, anche perché il sindaco ha fatto su quest'area a questi residenti delle promesse ben precise, e le promesse vanno rispettate. Quindi se non ci sono altri interventi da parte dei colleghi commissari, io procedo. Se è possibile poi. Sì, consigliere Giordano, prego. Scusi un attimo, ci sono le campane di sottofondo, quindi potrebbero disturbare l'audio. Allora, siccome lei cita interventi pregressi, vorrei ricordare rassegna stampa del 2018 che proprio Carlo Salvemini su Telerama dichiarava: se la continuazione di via Silvio Pellico fosse già disponibile al patrimonio del comune, sarebbe già riaperta e in sicurezza. Sto inquadrando proprio il virgolettato. Purtroppo, come è noto, vicende giuridiche e amministrative ci costringono ad aspettare la sentenza del TAR 2021. Questo lo diceva nel novembre del 2017, se non erro. Ovviamente da allora sono passati molti mesi, moltissimi, alcuni anni. Prima eravamo in attesa della sentenza del TAR, è arrivata, poi ci è stato detto che dovevamo essere in attesa della delibera regionale, è arrivata 22 ottobre 2020. Io non so, Presidente, ad oggi, adesso, noi che cosa altro stiamo aspettando per procedere.
L'urgenza è data, lo ribadiamo, dallo stato di degrado del cantiere, da un lato, e dall'altro dalle gravi problematiche che la chiusura di quel tratto di strada via Libero Grassi comporta ai residenti. I residenti che sono qua sul lato di via Pellico, che sono letteralmente, in sostanza, ghettizzati, è il caso di dire, perché quella via, che è via Libero Grassi, viene chiusa, e quindi chiunque si trova dal lato di via Pellico, che è quello della parte antistante dove lei prima è stato, è impossibilitato ad arrivare qui. Adesso solo i pedoni possono transitare, ma per dirne un'altra, la parrocchia ha purtroppo solamente l'accesso dalla parte del sagrato. Il retro, dove ci sono i campetti, non sono più utilizzabili. Qua dietro ci sono rosticcerie, agenzie, saloni parrucchieri, e soprattutto qua dietro vi faccio vedere, si sono moltiplicate le saracinesche chiuse. Tutte le saracinesche chiuse che vedete sono tutte attività commerciali che, da quando la strada è stata chiusa, sono state costrette ad abbassare la serranda e a dichiarare fallimento. Quindi penso che ci siano tutti i presupposti per ritenere urgente, anzi urgentissima, la questione, e dispiace che il governo si sia assentato sia nei lavori di commissione sia nella presenza con i dirigenti per poter dare una risposta ai cittadini. Grazie Presidente. Grazie consigliere Giordano. Allora, se non ci sono altri interventi, come mi sembra che di capire non ce ne sono, io alle 12:05 chiuderei. Vi premetto già che riconvocherò il più presto possibile questa commissione, e nel frattempo procederemo come centrodestra a chiedere una bonifica urgente per questioni Presidente, di sicurezza. Presidente, mi scusi se la interrompo. Prego, consigliere Guido. Anche di poter indire una commissione, visto che stiamo parlando di bonifica dell'area, anche una commissione congiunta con il settore ambiente. Io sono sempre disponibile alle commissioni congiunte, per cui per me, io raccolgo l'invito del consigliere Guido e mi sentirò velocemente con la presidente Mariano per vedere se lei è disponibile per convocare una congiunta. Il problema della bonifica ambientale è urgente, comprendo che si tratta di proprietà privata, però tutto ciò che è intorno è pubblico e la sicurezza dei residenti non va mai trascurata. Se non ci sono altri interventi, io invito il vicepresidente Baglivo a chiudere. Vi ringrazio tutti e un buon lavoro. Buona giornata a tutti. Salve. Buona giornata. Grazie Presidente, arrivederci.